A Pisa si gioca a porte chiuse, Pisa Ascoli, Sara Meini. Da queste parti parlare di calcio è una rarità, ormai durante tutta la settimana si parla di società, di presunta cessione, di presunta vendita, poi però non cambia nulla e gli unici a restare fedeli alla città e alla tifoseria nerazzurra sono i giocatori e il tecnico Rino Gattuso. Buon pomeriggio dallo stadio Arena Garibaldi, oggi come detto da studio è deserto, l'osservatorio ha deciso di far giocare la gara a porte chiuse, momenti davvero duri per la formazione di Gattuso che si trova di fronte là. Ascoli, una squadra in forma che ancora non conosce sconfitta in questo inizio di campionato. Ma andiamo subito uno sguardo alle formazioni. Pisa con il 4-3-3 di Gattuso, Wiccan in porta, in difesa Avogadri, Crescenzi, Lisuzzo e Longhi, a centrocampo Golubovic, Di Tacchio e Verna, e davanti il trio dovrebbe essere Varela, Sani e Mannini. Risponde l'Ascoli di Aglietti sempre in campo con il 4-3-3, Lanni in porta, Almici, Cinaglia, Gigliotti e Mignanelli in difesa sulla linea mediana, Carpani, Bianchi e Cassata, e davanti dovrebbero esserci i tre Orsolini, Caccia e Gatto. Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco. Studio. 32esimo all'Arena Garibaldi, sempre 0-0 tra Pisa ed Ascoli. Cresce il Pisa, cerca di verticalizzare il gioco e riparte adesso con Varela, ma non trova nessuno all'interno dell'area di rigore, quindi tranquillo, libera di nuovo e riparte l'Ascoli di Aglietti, che urla molto all'interno della panchina, così come fa anche Gennaro Gattuso quest'oggi, non con la camicia nera ma con una maglietta rossa. Un'altra curiosità, si legge su una delle terrazze: per colpa di Petroni si tifa dai balconi. Cerchiamo di spiegare questo striscione, non sono ancora iniziati i lavori di ristrutturazione all'Arena Garibaldi, che non ha l'agibilità, per cui anche oggi si gioca a porte chiuse. Questo è un altro motivo per i quali i tifosi nerazzurri ce l'hanno con il presidente del Pisa, Petroni. Dunque siamo arrivati al 34esimo, sempre 0-0 tra Pisa ed Ascoli. Modena. Rosina cambia lui, il parziale a Pisa, siamo al 38esimo, in gol Varela. A te. La palla è finita di poco alta, non cambia risultato, Salernitana 2, Trapani 0. Studio. Allora scusiamo ancora Sara Meini, sentiamo, ricordiamo il punteggio, Sara. Sì, Pisa 1 dunque, Ascoli 0, siamo al 38esimo, da pochissimo è cambiato il parziale, si stava vedendo che il Pisa stava crescendo, erano state diverse le occasioni importanti create dalla squadra di Gattuso, anche nel momento in cui non eravamo collegati, una doppia occasione. Grazie, va bene così, ricordiamo anche il marcatore. Varela al 38esimo, dunque Pisa 1, Ascoli 0, a te Corsini. Grazie. Siamo al 40esimo, Pisa 1, Ascoli 0, ovviamente adesso gioca meglio la squadra di Gattuso, che è in passata in vantaggio, ancora una grande occasione con Varela che cade all'interno dell'area di rigore, recupera comunque la palla, tira, ma la palla viene liberata da un difensore dell'Ascoli. Pisa ancora in avanti, dunque un'altra occasione importante per la squadra di Gattuso, che dopo aver subito nei primi minuti di gioco adesso sta davvero occupando bene gli spazi in campo, subisce invece molto la formazione di Aglietti. Siamo arrivati al 40esimo, il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Ascoli. Modena, quasi tutto pronto per l'avvio del secondo tempo, eccolo qua in questo secondo, l'arbitro Chiffi ha dato il via, ancora no, in realtà si sta consultando con i suoi assistenti. Ricordiamo il Pisa è ancora in vantaggio per 1-0 sull'Ascoli, il parziale è stato sbloccato al 38esimo del primo tempo con un gran gol sotto la traversa di Varela, avviato in questo momento la ripresa. Un paio di conclusioni dalla interrompo distanza. Il raddoppio del Pisa con il numero 8 Verna, siamo al 29esimo, Pisa 2 Ascoli 0, a te. Attacca l'Ascoli in questo momento, da poco però il Pisa ha raddoppiato Ascoli, vediamo, si conclude di poco al lato un colpo di testa del numero 21 Cassia, il portiere era stato battuto, ma insomma l'Ascoli aveva provato ad attaccare così come aveva fatto del resto in questa seconda parte della gara, aveva cominciato meglio la squadra di Aglietti, il Pisa si limitava a ripartire in contropiede e quella è stata la mossa vincente della squadra di Gattuso. Ancora l'autore del gol è stato Verna, ma il capolavoro è stato fatto da Eusepi, che all'interno dell'area piccola aveva ricevuto un buon pallone da Varela, non ha tirato, ha aspettato l'arrivo del compagno centrocampista da dietro, che tutto solo ha potuto soltanto mettere alle spalle del portiere Lanni. Adesso cerca di organizzarsi l'Ascoli, ma non ce la fa e infatti interviene Di Tacchio e libera ancora dall'area di rigore. Siamo al 33esimo, Pisa 2 Ascoli 0. Modena.
Siamo al 38esimo e dunque il Pisa è sempre in vantaggio per 2-0 sull'Ascoli nel secondo tempo, dopo il primo gol nel primo tempo di Varela al 38esimo, nel secondo tempo al 29esimo è andato in gol Verna, ma adesso è andato in gol invece l'Ascoli, un bel tiro dal limite dell'area di rigore del numero 24 Holberg. Quindi siamo arrivati al 39esimo e l'Ascoli riesce a dimezzare lo svantaggio con il Pisa, Pisa 2, Ascoli 1, Modena. Siamo al 43esimo all'Arena Garibaldi, poco fa l'Ascoli ha dimezzato lo svantaggio, Pisa 2, Ascoli 1 al 38esimo del secondo tempo, è andato in gol Holberg, conclusione di Potenza da fuori area, il tiro era molto angolato e nulla ha potuto Uicani. Sta soffrendo davvero molto la squadra di Gattuso, manca ancora un minuto al 45esimo, sembra più lucida la squadra di Aglietti, sembra che abbia anche più forze, mentre sono molto stanchi i giocatori del Pisa che si limitano a ripartire in contropiede. Il gioco in questi ultimi minuti lo fa davvero l'Ascoli, il Pisa cerca di ripartire quando ne ha la possibilità, stanno anche perdendo tempo i giocatori di Gattuso, ovviamente sono in vantaggio per 2-1 quando manca un minuto al 45esimo. Modena. Pisa. Sì, a Pisa mancano 5 secondi dei 5 minuti che erano stati concessi di recupero dall'arbitro Chiffi, è finita proprio in questo momento, il Pisa ha battuto l'Ascoli per 2-1, ma che sofferenza nel finale per la squadra di Gattuso, una doppia opportunità per l'Ascoli, entrambe le occasioni di testa, il colpo di testa di Favilli e sul secondo tentativo è stato davvero miracoloso l'intervento di Uicani che a questo punto ha salvato il suo Pisa, dunque altri 3 punti importanti per la squadra di Gattuso. A te Corsini.